café. And it means the kind of woman. She's not easy to be shook. She keeps a 38 special in her pocket. The other one's behind the counter book. In the town I go to, I just can't seem to break away. Era il blues di Sonny Rhodes della terza serata, anzi della quarta serata del Blues in Town, giunto alla 12ª edizione in quella di Policoro, che si è tenuto dal 5 al 9 di agosto sul lungomare destro, organizzato come sempre dall'associazione culturale La Mela di Odessa. Tanti gli ospiti di quest'anno, con gruppi di appoggio, tanti seminari già dal primo pomeriggio, sempre sul lungomare destro di Policoro. Ma proviamo a fare un bilancio di questa manifestazione con Cristian Miccoli, che è direttore di produzione del Festival Blues in Town. Intanto ben trovato nei nostri studi. Insomma, volendo tirare un bilancio della manifestazione, che cosa potremmo dire? Beh, bilancio positivo. Per fortuna, come ogni anno, il festival ha preso piede meglio del solito le prime serate, subito. Gli eventi collaterali, cui magari poi approfondiamo un po' meglio, sono partiti benissimo. Tu hai nominato i seminari, quindi è un po' una ciliegina sulla torta. Quindi un festival tutto sommato che ha dato grandi soddisfazioni quest'anno. Grandi soddisfazioni, grande musica. Abbiamo già ascoltato proprio le note di Sonny Rhodes, che si è esibito l'8 di agosto. Vediamo ancora qualche immagine, ma tanti sono stati gli ospiti, appunto già dalla prima serata del 5, con i Southern Gentleman League, i Blue Cat Blues, Paul Lamb e Iridillo poi nella giornata finale a chiudere. Tanti ospiti, sia stranieri sia locali, che hanno portato in scena il blues, questo genere a cui siete affezionati. Sì, ospiti, hai detto bene, stranieri e locali, non stranieri ed italiani, perché quest'anno abbiamo voluto portare tanta Basilicata sul palco, oltre due gruppi della vicina Calabria. Ci siamo concentrati a delle eccellenze lucane, come si suol dire. E poi artisti stranieri di gran calibro, come Paul Lamb, e il chitarrista e cantante Chad Strands, e Sonny Rhodes, insomma, che è stata un po' la pietra miliare di questa edizione, un artista molto anziano, molto diciamo uno dei grandi bluesmen ancora in vita, ecco, diciamo uno dei vecchi bluesmen. E poi delle band di appoggio, insomma, che hanno suonato prima dell'ospite della serata, insomma, in apertura, anche questi ospiti di rilievo. Sì, quest'anno abbiamo fatto un po' un omaggio alla diciamo alla musica della nostra città, di Policoro. Abbiamo ospitato una sera una band, gli Wine Shops Band, che si sono formati nel 1971, e con grandissimo piacere abbiamo scoperto che loro ancora suonano, e li abbiamo ospitati con il loro prog sul palco del festival, per poi ospitare nella seconda serata i John the Fisherman, che sono dei ragazzi di Policoro che hanno formato la loro band l'anno scorso, nel 2014, e hanno all'attivo già un album di inediti, e quindi abbiamo voluto dare questa possibilità a due gruppi: uno di farsi rivedere, no, dai propri amici, di far vedere che ancora alla loro età, perché sono tutti tra i 50 e i 60 anni circa, suonano. Una sorta di reunion per loro? No, perché continuano a suonare, non è una reunion, loro continuano a suonare. E invece questi ragazzi che stanno emergendo, hanno un bellissimo album, e quindi, ripeto, molta località, ecco, passami il termine, per le band di spalla del festival.
E poi ancora il 7 i Res Publica, i Blues Power Band, l'8 in appoggio a Sonny Rhodes, e esibizione seminari, c'è stata una esibizione dei seminaristi, sì. Anche nella... Sì, allora i seminari, ecco, come dicevamo in apertura, i seminari sono un po' il fiore all'occhiello ormai del blues in town, fanno parte di quegli eventi cosiddetti collaterali che però, essendo nati insieme al festival, quindi nel 2004, quest'anno i seminari compivano 12 anni come tutto il resto del festival, e sono diventati un po' un evento nell'evento. I seminari del Blues in Town, che sono aperti a tutti in modo gratuito e durano 5 giorni. Così come tutto il festival gratuito, come tutto il festival, dopo tutto. E vanno dalle 17 del pomeriggio fino alla sera, prima dei concerti. E l'ultima sera si esibiscono questi ragazzi con un programma preparato dai docenti sul palco principale del festival. La sorpresa quest'anno è stata che di solito siamo arrivati all'ultima serata con 60-70 ragazzi, quest'anno 70 persone le avevamo il primo giorno e abbiamo ospitato, e questi sono i ragazzi, ecco, proprio della, che abbiamo si sono ospitato esibiti. Sul palco 97 ragazzi. E li stiamo vedendo tutti, divisi per discipline, hanno fatto un concerto bellissimo, i loro 5 brani. Frangente è stato, perché abbiamo beccato giusto gli ultimi 4 secondi. Sì, però una emozione bellissima, perché il palco del Blues in Town dà già delle emozioni sue, perché insomma anche per noi che lo organizziamo è una mole importante. E farci salire sopra con estrema difficoltà per i tecnici e i fonici del festival, 97 persone, è stata... superando le difficoltà, un'emozione estrema, veramente grandissima, perché questi ragazzi per 5 giorni vengono lì a scuola dal Blues in Town e riescono ad esprimere poi quello che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, ed è bello insomma poter chiacchierare mentre si ascolta della buona musica, perché poi è difficile parlare di musica, la musica, sì, la musica effetti, va ascoltata, in insomma. Effetti, sì. Ricordo una frase famosa di Frank Zappa che dice: parlare di musica è come ballare di architettura, è un po' difficile. Perfetto, beh, in effetti gli eventi vanno seguiti, vanno... Queste sono ancora immagini molto eloquenti di tutto, sì, quello che succede. Perché quest'anno abbiamo, per il secondo anno, organizzato un motoincontro. Quest'anno oltretutto è stato riconosciuto dalla Federazione Motociclistica Italiana, quindi dall'FMI, si chiama Basilicata Blues Bikers, che è stato insomma ideato da noi, quindi abbiamo pensato bene di chiamarlo in questo modo. E grandi soddisfazioni, perché abbiamo superato le 100 moto, e quindi è stata un po' così una scommessa, una cosa tra amici bikers, perché facciamo parte di un club anche noi. E credo che sia un'avventura da rifare, da migliorare e da far crescere anche questa. Assolutamente, perché il Blues in Town mi sembra di capire che sta assumendo, oltre che un valore di fruizione musicale per chi insomma viene lì ad ascoltare musica, anche un valore didattico, ma anche di trasferimento di uno stile di vita. Sì, alla fine il festival, specialmente da quando ci siamo spostati, ormai da 4 anni, sul lungomare di Policoro, ha assunto la caratteristica di un vero e proprio villaggio musicale. E non solo, perché poi c'è un moto incontro e quindi per noi anche quella è musica, però questa è un'altra storia. È un vero e proprio villaggio che dalle 15 del pomeriggio, quando iniziano i tecnici a fare i suoni, e poi i seminari, e poi il cinema blues, e le mostre d'arte, il raduno di moto, e il workshop di fotografia. Quindi, e poi c'è giustamente, adesso vanno le immagini, credo, di un altro spot, un'altra cosa che abbiamo inventato quest'anno. Una creaturina del Blues in Town, si chiama Leggimela. Praticamente è un carrettino che
che rotola, per noi rotola la mela sul lungomare di Policoro, e portava con sé dei libri donati dai vari associati, amici della mela di Odessa, da poter prendere in cambio di un altro libro al quale i nostri avventori, i nostri spettatori erano affezionati, avevano già letto, e quindi volevano scambiare un libro con la mela di Odessa. Quindi in tempo di estate uno scherzo che si è rivelato una trovata geniale, perché i libri scambiati sono stati tantissimi. E poi con la modalità del book crossing. Di che genere questo libro? No, aperti, completamente aperti. C'erano molti libri musicali, di qualsiasi genere, c'erano romanzi, fumetti, libri per ragazzi. E con la modalità, dicevo, del book crossing, i libri sono stati siglati, hanno una numerazione, quindi speriamo che chi li ha presi non li fermi, ma continui a farli girare in giro per chissà dove. Una validissima regia durante questo approfondimento ci sta suggerendo, diciamo così, quali sono state le tappe principali di questo festival. Donato Mola, che ha girato anche diversi approfondimenti proprio sul posto durante le giornate, ci sta suggerendo così quali sono state i momenti salienti di questa bellissima iniziativa che, come dicevamo, è giunta alla 12ª edizione. E poi in coda, il 9 di agosto, avete scelto Iridillo. Sì, abbiamo scelto Iridillo perché il festival, che da sempre ha una platea molto vasta, proprio sia come numeri che come eterogeneità del pubblico, ogni anno mettiamo, a seconda delle varie serate, quest'anno nell'ultima, una band diversa che non sia prettamente blues, ma... quest'anno abbiamo scelto il soul e il funky di Iridillo, protagonisti degli anni 90, della disco anni 90. Mangio Amore, singolo famosissimo. Mangio Amore, Figli di una buona stella, eccetera. Quindi uno spettacolo spumeggiante, come spumeggiante è Benji, il leader della band. E quindi un bel programma, vasto anche quest'anno, con molto blues, devo dire, rispetto agli altri anni. Abbiamo deciso di stare più nel nostro settore, e poi in chiusura uno spettacolo divertente e diverso. Ecco, in che direzione va nei prossimi anni il festival? Beh, il festival io credo che abbia già preso da un paio d'anni la direzione di, ripeto, il discorso del villaggio, gli eventi collaterali che crescono sempre di più, perché questa soluzione di rendere fruibile il festival per 12 ore al giorno circa, perché dalle 15 alle 3 di notte, perché poi in chiusura dei concerti ci sono le jam session che vanno avanti fino a quando uno ne ha voglia, praticamente. Quindi queste 12 ore piene di musica in qualsiasi forma, arte in qualsiasi forma, credo che la strada l'abbiamo già tracciata, e ci piacerà continuare in questo modo. Sicuramente speriamo di poter dare sempre qualcosina in più. Le soddisfazioni sono già arrivate, quindi la strada è giusta. Bene, io ringrazio Cristian Miccoli, direttore di produzione del Festival Blues in Town, per tutto quello che ci ha detto. Complimenti per quello che avete fatto. Grazie anche quest'anno. In bocca al lupo per quello che vorrete fare nei prossimi anni, e magari ci lasciamo con un po' di musica. Grazie a tutti.